tutti, benvenuti al primo incontro della web series di .ex. Io sono Federico Barbaglia di Experis. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Alessandro Zunino, che posso definire un caro amico, che ci ha dato la disponibilità per fare questo breve incontro. Grazie Federico, grazie per l'invito, è un piacere essere qui nella sede di Manpower Group. In questo momento noi vogliamo capire un po' quali sono gli elementi, no, di successo, e ogni persona ha un fattore T, il fattore talento, che sostanzialmente gli dà modo di crescere all'interno dell'organizzazione e di far crescere l'organizzazione. Qual è il tuo fattore T? Provando a ripensare alle esperienze fatte, che sono diverse, io ho lavorato in 3 aziende diverse fino adesso, posso identificare 2 caratteristiche probabilmente che ritengo per me stesso distintive. Una è la l'immedesimarsi con l'imprenditore, ossia comportarsi, mi sono sempre comportato in ogni organizzazione in cui ho lavorato come se fosse per sempre, quindi con una logica molto di lungo periodo, nei momenti difficili, sulle decisioni critiche ho cercato di comportarmi come se l'azienda fosse mia. Il secondo aspetto, attraverso la passione che ho messo nel lavoro, nell'attività che ho sempre fatto, sono riuscito a convincere gli altri. Quindi questa è una caratteristica, credo, quindi uno degli aspetti della leadership, esatto, è una, probabilmente non l'unica, ma uno degli aspetti che determinano una buona leadership, in particolare convincere attraverso l'essere convinti. Oggi il 56% delle aziende mobilita risorse allocandole all'interno, diciamo, di altre funzioni aziendali, quindi all'interno dell'organizzazione. Ecco, quant'è importante per te adeguare le proprie competenze e le proprie mansioni al rispetto agli obiettivi dell'azienda? È importante, lo è sempre stato e forse lo è ancora di più in questi ultimi anni. Se dovessi anche qui dare dei consigli o comunque ripensare a cosa è stato utile per me personalmente, tutte le aziende più o meno offrono delle opportunità al singolo per imparare, e si imparano cose nuove in modi diversi, o attraverso i più classici corsi di formazione, interni o esterni che siano, o attraverso delle job rotation, quindi fare qualcosa di diverso all'interno dell'azienda. Per questo dico, più i gruppi sono grandi e articolati, più possono offrire opportunità sia sul fronte della formazione sia su quello della job rotation. Alessandro, quando parliamo di competenze, oggi facciamo particolare riferimento a quelle soft, no? Che secondo, insomma, i dati raccolti dal gruppo Manpower, nel 45% dei casi le aziende ritengono quelle più difficili da trovare e da sviluppare rispetto a quelle hard, no? Che comunque hanno un ciclo di vita più breve. Quali soft skill hai dovuto allenare maggiormente nel tuo percorso di carriera? Credo che non ce ne sia stata una o due in particolare che ho dovuto, esercitare di più. È vero che a volte alle soft skill viene data meno importanza rispetto a quella che in realtà hanno. Sono molto importanti sempre, fin dall'inizio di una carriera. Pensando per esempio alla leadership, la parola stessa a volte fa associare la capacità di leadership a chi è leader, cioè a chi magari ha già un livello di responsabilità superiore, gestisce un team magari anche importante, o la capacità di comunicazione viene attribuita a chi si trova a dover parlare di fronte a un'ampia platea e quindi ha magari un livello di competenza o responsabilità già importanti. In realtà sono soft skill che vanno comprese, allenate fin dall'inizio, ma è molto importante dire che si può imparare. Per la comunicazione in particolare esistono bellissimi e importanti percorsi di formazione che ti spiegano, ti insegnano e ti migliorano moltissimo. Toccato, diciamo, all'attività di che la capacità di fare network, no? Come la interpreti e come agisce, e come è anche cambiata, no, la capacità di avere relazioni con non solo con i colleghi ma anche con i competitor, o comunque con tutte le entità che comunque hai, con cui hai a che fare all'interno, della tua vita lavorativa. A volte il termine networking può assumere un'accezione un po' diversa da quello che dovrebbe essere in realtà. Ecco, io interpreto il networking interno all'azienda come un saper capire chi può aver bisogno di te e a chi dell'aiuto di chi tu puoi avere bisogno, e questo dovrebbe sviluppare la capacità di relazioni positive.
Alessandro, ci troviamo nella sede di Manpower Group Italia. Uno dei nostri core business è quello di ricercare e selezionare talenti, no? Quindi io vorrei chiudere, diciamo, questa piacevole chiacchierata con te nel capire quali sono gli elementi che deve, tra virgolette, mettere in campo per continuare a crescere professionalmente all'interno, diciamo, dei contesti organizzativi all'interno dell'azienda. Non tutti facciamo bene tutto e non a tutti piace fare di tutto. Adesso non penso a, non so, l'attività di marketing piuttosto che l'attività di analista, ma c'è un modo di passare il tempo che a ciascuno di noi dà energia o la toglie. E poi dall'altro, proprio perché, diciamo, per fare carriera ci vuole la persona e l'azienda, decifrare anche l'azienda, la cultura aziendale, le regole scritte e non scritte. Ciascuna azienda ha un proprio DNA e anche qui le aziende non sono tutte uguali. Poi se stessi ci si può allenare, come dicevamo prima, e in qualche modo ci si deve adeguare, l'azienda non la cambi. Alessandro, noi ti ringraziamo per il piacevole incontro, i piacevoli, gli utili suggerimenti che ci hai dato. Speriamo di averti ospite in un prossimo futuro e noi tutti ci vediamo per la prossima puntata di Punto X. Grazie a voi, è stato un piacere.